Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Giochi da tavolo. Il titolo di oggi è molto particolare perché non si può trovare in Italia. Esiste soltanto una versione inglese, dato che il gioco è originario canadese. Però qui sotto in descrizione, a cura del team Project 42, potete trovare in download la versione in italiano. In italiano, quella lì che proveremo quest'oggi. Allora, prima di cominciare una precisazione da parte di Rigor, dato che molti ci avete chiesto che fine abbia fatto. È vivo. Sto facendo più hype di Creepy Games. No, ragazzi, io vi voglio bene. Ho risposto anche su un commento una volta, un tempo fa. Vi voglio tanto bene, vi ringrazio per tutte queste domande. Però sto lavorando, vivo in un altro paese, ho la fidanzata, tanti problemi al momento. Registrare mi risulta molto difficile. Vivi in un altro paese sembra molto... Sono proprio in un'altra nazione. Non è un paese per me. Comunque, dopo questa intro non c'è neanche tanto bisogno di spiegarvi le meccaniche di gioco perché sono palesi, le vedrete da subito, e andiamo a vedere Cards Against Humanity. A voi! Nel carcere di Los Angeles le voci dicono che puoi scambiare 200 sigarette per... Avete allora un minuto. No, un minuto. No, neanche. Posso? Prego. Oh, questa è bella! Ascoltare Marco Massini durante un giro alla roulette russa. Nel carcere di Los Angeles, voci coi coi dicono che puoi scambiare 200 sigarette per del sesso orale non ricambiato. Giustamente, beh. Perché ricambi con le sigarette? Un po' troppo tradizionale, penso. Allora farò ancora peggio io. Nel carcere di Los Angeles, voci di corridoio dicono che puoi scambiare 200 sigarette per foto di tette. Quelle sono richieste. Voci di corridoio, sempre nel carcere di Los Angeles, dicono che puoi scambiare 200 sigarette per una sorpresa salata. Potrebbe essere problematico. Tu che ne sai che è salata? Nel carcere di Los Angeles, voci di corridoio dicono che puoi scambiare 200 sigarette per marshmallow avvelenati. Pericoloso. Anche se sei dei nemici. Secondo me nel carcere di Los Angeles, voci di corridoio dicono che puoi scambiare 200 sigarette per un bel cane che lecchia gelato spalmato sulle tue palle. Assolutamente quello. Okay. Chi vota per il cane? Cane. Ok, hai vinto. Ok, è tua. Hai vinto. La nera è tua, le bianche si tolgono. A me piace. Siamo qua momentaneamente. Sì. Ripescatemi una testa. In un mondo depredato da il nostro unico conforto è quindi pensateci. In un mondo depredato da Scientology, la nostra ultima speranza di salvezza è vendere la verginità su eBay. Conforto, Conforto. Secondo me in un mondo depredato da Diego Batantuono, il nostro unico conforto è l'odore delle persone vecchie. Invece secondo me in un mondo depredato da orsi polari che ballano il Dada Umpa, il nostro unico conforto è un caffè corretto con del pessimo piscio di cane. Una delicatezza. Pessimo. In un mondo depredato da Action Man, no! Il nostro unico conforto sono gli abusi infantili. Che classe. Tocca a me? Parliamo io a te ancora. In un mondo depredato da bombardamenti indiscriminati, il nostro unico conforto è supercalifragilisticexpialidocious. In un mondo depredato da Pac-Man che trangugia sperma, il nostro unico conforto è schiacciare i ricci col culo. Questa è localizzata. Io sono per il culo. Anch'io. No, orsi. Vabbè. Orsi. Fatale qua. Vabbè, anche se, io non posso anche farlo. Se è mia. Se votassi gli orsi avremmo comunque perso, quindi vinco io. Va bene, vinco io. Avremmo perso. Quindi no, ripescate due carte adesso stavolta. Due. Sì. Pac-Man che tragunta sperma. Non ripesca il tuo madre. Una romantica cena a lume di candela è incompleta senza... Dio! Oh! Vabbè, questa è mia, però è giusta. Allora, è una romantica cena a lume di candela è incompleta senza... Senza Obi-Wan... Abbuffarsi e vomitare. Esattamente. Senza Obi-Wan Kenobi che simula una pugnetta con la spada larga. Che cazzo è successo?
È bianca la spada. Una romantica cena lunedì di candela. È incompleta. Com'è? È incompleta senza degli aborti fatti con l'appendiabiti subito dopo. Leggera, molto, molto affettuosa. Sì. Questa invece è la mia vita. Una romantica cena lunedì di candela incompleta senza autoerotismo. Una romantica cena a lume di candela e incompleta senza farsela addosso. Vabbè, per me la romantica cena è incompleta senza sniffare colla, un po' tutto. Autoerotismo. Vabbè. 2, 1. Autoerotismo. Ha vinto l'autoerotismo. Ma se ti facevi hanno appena trovato un nei rifiuti dell'ospedale di Napoli. Piano qui, cioè non è scatenato. Cioè, no, è scatenato. Un clochard. Giustamente. Hanno appena trovato mine anti-uomo. Contro la polizia. Non posso dartele. Dai, hanno appena trovato, secondo me, squali volanti nell'ospedale di Napoli. Hanno appena trovato su Altezza Reale la regina Elisabetta II. In versione originale. Ah, ok. La regina, Fatta bene. La regina, che se non ne ho qua. Hanno appena trovato Christian De Sica. Ah, beh. Nei rifiuti. Cerco di fottere il tuo De Sica con un hanno appena trovato Natalie Portman. Qui stanno peggiorando. Cioè, per niente era un party nel Hollywood. Cioè, una cena di gran gala di ricevimento. Un Hollywood stava praticamente lì. Io direi Sua Altezza Reale la regina. Minanti uomo. Minanti uomo. Crosciard per me. La regina per quanto? La regina di allora, due. Io tre. Voto tre regine, una minanti volanti. Quindi vinco io. Vai. Hai vinto la regina. Hai vinto l'Inghilterra. Hai vinto l'Inghilterra. Perché c'è la banca l'Inghilterra. Crolla. Il dottore mi ha comunicato con faccia severa che il mio era un grave caso di... Ce l'ho, questo è facile. Di una tartaruga alligatore che ti sta mordendo la punta del pene. Sono problemi seri che devi affrontare nella vita. Purtroppo a me è scontatissimo. Non ho... Autoerotismo? Ah, no. No. Allora, il dottore mi ha comunicato con faccia severa che il mio era un grave caso di quella cosa che dà la scossa agli addominali. Che la morti dentro. Ci ho messo 5 minuti per arrivare che è qualcosa che fa. Il dottore mi ha appena comunicato con faccia severa che era un caso di fuga di gas. Grave caso. Chissà quali gas. Era un caso di post-it passivi aggressivi. Che cazzo? Era un grave caso di scelte di vita sbagliate. Io penso, era un grave caso di emozioni. Feelings. Si è emozionato troppo e quindi la fuga di gas dopo. Ma io fuga di gas. Votate. Fuga di gas. Fuga di gas. Fuga di gas. Le fughe di gas sono fughe di gas. Post-it. Chi sono le fughe di gas? Mie fughe di gas. Cioè sono andare fiera delle fughe di gas. Sì. In realtà l'11 settembre fu organizzato da Madonna mia. No, io ce l'ho. Ci stava una teleporto qui. In realtà no, non mi sono attaccato. L'11 settembre è stato organizzato da Giuseppe Mazzini. No. Tornato dal la giocherò per ultimo. Madonna. Mamma mia. In realtà l'11 settembre è stato organizzato da vecchietti che guardavano lavori in corso con le braccia dietro la schiena. Può essere, plausibile. In realtà l'11 settembre è stato organizzato da Stephen Hawking che parla sporco. Anche Giacomo. In realtà l'11 settembre è stato causato dall'ennesima canzone neomelodica. Oppure da un falco con un cappuccio in testa, vedi un po' tu. Magari non è una aereo. In realtà l'11 settembre è stato organizzato da uno svizzero, un francese, un tedesco e un italiano. Ed era una barzelletta. Tom. Ma tu. Questa è politica come formazione. È molto politica. Perché è molto importante. Allora, per me è stato. L'ennesima canzone. La canzone neomelodica. Per me è Mazzini. Napoletana. Mazzini. Però mi sa che. Sì. L'ennesima canzone melodica. Quante sono? Quante canzoni? No. Io se voto Mazzini perdo, se voto qualcun altro vinco. Quindi? Quindi i vecchietti che guardano non ricordo. È il gesto sportivo questo. È la politica,
Ricominciamo, dai. Vado. Ah, vai tu, sì. Sta a tema. Il peggior regalo di Natale mai avuto da bambino, eh? Ah, beh, è stato... La lepra, maledetto. È stata l'epatite C contratta mangiando crude, cozze crude. Tutto, tutto da mangiare, porca miseria. Il peggior regalo di crude, ci sta. Il peggior... Beh, io la butto, secondo me... Il peggior regalo di Natale che tu puoi ricevere è un profilattico difettoso. Sai che di solito... Ma c'è scritto da bambino! Era precoce. Precoce. Dario ci dava già di fuoco. Tu sei nato così. Il peggior regalo sono uova di pterodattilo. Una sculacciata. No! Mentre io direi... Il peggior regalo di Natale che... potrebbe avere da bambino un leone depresso. È triste, capito? Il leone depresso. Votate, io sono per il profilattico. Io per anch'io profilattico. Io sono per la parrucca che se ne va via. Addio. Abbiamo due sculacciate, una... Sculacciata, ho detto io. Profilattico. Ah, due profilattici e una sculacciata. Oh, 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 Merry Christmas. Votate. Io sono per la lebbra. Una lebbra. Due profilattici, due sculacciate e una... No, due profilattici, una lebbra e... Due profilattici, una sculacciata e due lebbre. Sì. E tu? Io ho un profilattico rotto. No. Ah, ok, quindi profilattici vince. Ok. È stato un bel regalo. Grazie a chi me l'ha regalato. La medicina alternativa sta ora adottando i poteri curativi di... Poteri... I poteri curativi di un negro di origine asiatica. Per il mal di schiena, fantastici. Anche i poteri curativi dell'uomo tigre. Perché tecnicamente quello si spaccava di corna, però tornava sempre in vita, non si capiva come. La medicina alternativa sta ora valutando i poteri curativi di Kim Jong-un. La medicina alternativa sta ora adottando i poteri curativi i poteri curativi della bicicletta senza sellino. L'hai provata? Io ho cresciuto i capelli. I poteri curativi di un robusto mongoloide. La medicina alternativa sta ora adottando i poteri curativi della necrofilia centauri. Necrofilia centauri. Io sono fortemente indeciso tra il mongoloide e la bicicletta senza sellino. La bicicletta senza sellino fa miracoli. Secondo me. Già. Io vado sul colon. Sì. Fantastico. Bicicletta. La stitichezza come te la porta via la bicicletta senza sellino? Quando tiri fuori è stanco. Fontanella. L'Italia è fallita. Non ci sono più soldi. Adesso non mi resta che... un nuovo sistema di allungamento del pene. Non mi resta che scaccolarsi con l'alluce del piede sinistro. Che è un vaffanculo a colazione, che è quello che ci vuole. Dio. Proprio... Beh, se vai fallita bisogna rimangiarsi quello che si è detto, giustamente. Non mi resta che rimangiarmi. È sempre il serio devi fare. Se si ride in questo gioco, Ma devi smettere pure. Ovviamente non mi resta che una vita di tristezza. Madonna. Senti, secondo me non mi resta che... Che l'allungamento del pene. Sì, allungamento del pene. Anche se scaccolarsi con l'alluce. Non era male. Non ci provare, sei filo dei poveri. Ti è allungamento del pene. Ma io non l'ho votato. Già. L'assenza di è un evidente sintomo di... L'assenza di peli pubici sul bordo del cesso è un evidente sintomo di carestia. Mentre l'assenza di agricoltura è un evidente sintomo di... L'ho perso? Dove cazzo sta? Di palpatina furtiva. L'assenza di carta igienica quando ormai è troppo tardi è un chiaro sintomo di un mare di guai. Giustamente. Non diciamo di che colore il mare, però. Ma rosso, sì. Ma rosso, detto. Il cugino di... L'assenza di esplosioni, ecco, è un evidente sintomo di crisi di mezza età. Va bene. L'assenza di Sarah Palin è un...
è una cosa buona. È un evidente sintomo di tensione sessuale. Amen. L'assenza di un tandem è chiaro sintomo di entrare in chiesa urlando di essere l'anticristo. Non ti rubano il tandem. Sì. Ma io voto per il tandem e l'anticristo. Anche l'esplosione della crisi di mezza età mi ci rispecchia molto, Francesco, queste cose. Io sono anche peli pubblici sul bordo del cesso. Io sono per i peli pubblici. Peli sì, pubblici. Effettivamente. Sembra il nome di un film, peli pubblici. Peli pubblici sul bordo del cesso. Alla fermata di un tram. Parte 1, quindi quanti siamo? Due peli pubblici. Io un Sarah Palin. Un Sarah Palin. Sarah Palin, dai. Anch'io Sarah Palin. Due Sarah Palin, un peli pubblici. Peli pubblici. Due peli pubblici, due Sarah Palin. Voto Sarah Palin a questo punto. Okay. Tre Sarah Palin e io voto Sarah Palin. Quella che sparava gli animali in America. La quella con gli occhiali. C'è una variante del gioco dove se non sai che cos'è la carta sei esposto alla pubblica gogna. Il prossimo romanzo della Rowling, Harry Potter, la camera dei... La camera degli orribili incidenti dovuti alla depilazione laser. Una storia su Hermione, praticamente. La camera della gara di rotti. Vuoi provarla? La camera dei nazisti. Madonna mia. Harry Potter è la pietra ebrea. E la camera dello scambiarsi le siringhe. E la sono indecisi, uno l'altro. È la camera di Batman! La Batcaverna, praticamente. La Batcamera, praticamente. Abbiamo capito, bravo. Devo interpretare un attimo il ruolo, dai. La camera del seppuku, dai, tutti quanti. Uno più divertente dell'altro. Comunque, allora, comunque la camera di gara di Lutti per me. Gara di Lutti uno? Nazisti. Un nazista o una gara di Lutti? Nazisti. Due nazisti o una gara di Lutti? C'è l'ago della bilancia. Ah, quindi due di per forza. No, anche loro due. Hai visto? La camera di Batman. Due nazisti, una camera di Lutti, una gara di Lutti, una Batman, io dico gara di Lutti anche. Chi è indeciso? Io. Ma non posso votare gara di Lutti perché è mia. Quindi voterò per le siringhe. Madonna. Doppia. Mm-hmm. Sì, ho ucciso. Mm-mm. Ti domandi come? Chi hai ucciso, Giacomo? Chi hai ucciso, Luca? Chi hai ucciso, Francesco? Sì, ho ucciso l'uomo del latte. Ti domandi come? Dolce, dolce vendetta. Questa è sopraffina. Io dolce, sì. Dolce vendetta e latte. Ho ucciso un operoso cinese. Ti domandi come? Schiavi tu. In realtà gli ha tolto la connessione, secondo me. Questa è sempre vita reale? Sì, ho ucciso la crisi economica facendo economia comprando la carta igienica rubata. Sì, ho ucciso bambini al guinzaglio. Ti chiedi come? Combattute fuori luogo sull'olocausto. Madonna. Sì, ho battuto i pirati inesperti. Mi tolgo le carte inutili. Con uno scaldamani tascabile. Deustionati, preustionati. Ne manca uno? Senti, difficile perché non ho neanche una carta per un personaggio. Puoi usarlo per scaricare un po' di carte che non pensi di non usare mai. È veramente difficile. Che non c'ho un personaggio. Vabbè, ti derideremo perché non riesci neanche a fare una frase di sociologico. Vuoi Sean Connery? Vuoi l'ex presidente? Vuoi Michele, che non so come usarlo. Io ho i ragazzi che non telefonano mai. Mi segui? Sì, ci sono i nomi. Ah, Michele. Non c'è Michele qua, peccato. Vabbè, ho ucciso l'agente del servizio clienti. Come? Tanto vorrei le persone. No, è uno. Imboccando platinetti. Madonna! Ah, cazzo! È morto di disgusto, praticamente. Scusate. Quindi l'uomo del latte con la dolce dolce vendetta. L'uomo del latte, sì. Io non posso votarlo, quindi voterò i pirati con la seconda mano. No, che okay, l'uomo del latte, l'uomo va del bene. Latte, sì. L'uomo del latte. L'uomo del mondo. Ma lì stanno vincendo tutte, carte. Voglio anch'io una parrucca. La mia ultima frase. La mia ultima frase sul letto di morte sarebbe, signori. La mia ultima frase sul letto di morte sarebbe comprare due banane per mangiarne almeno una. almeno una. Michele, me la tolgo di davanti, dai Michele.
La mia frase finale sul letto di morte. Sul letto di morte, io direi che la zuppa era troppo calda. Mazza, mo te la ricordi. Sono sempre indeciso. La mia frase sul letto di morte sarà: qui e lì, notte di, questo il mondo fa girare. Il morto Berlino, perfetto. Do un obbligo o dico una stronzata come sempre sul letto di morte. Impongo. L'ultima frase sul letto di morte sarebbe: reggete la candela. Può essere inteso in vari modi. Sì, è a libera interpretazione. Reggimi sta candela. Reggimi sta candela. L'ultimo. Ma secondo me potrebbe anche tipo lo moriamo. Il letto di morte potrei spogliarmi e mettermi a guardare l'albero azzurro. Cioè, vedo che ci sto. Per tornare sì, bambino. Mi spoglio e guardo l'albero azzurro. Beh, qui e lì notte il dì, questo il mondo fa girare. Anche se Michele Michele rulla Michele. Guarda, se vince Michele, che è la carta che volevo scartare proprio. Michele, vinci la candela. Compra due banane. Compra due. Perché la zuppa era troppo. Votate, votate. Regge la candela. Regge la candela. Michele. Michele. Albero azzurro. Una candela, una Michele, un albero azzurro. Qui è di Lotte di Merlino. Questo mondo fa girare. Uno ciascuno. Due, no, due. Due. Ah, due Merlino. Ah, allora, due, vinco io. Fate il bis, dai. Vabbè, se muore Merlino muore soprattutto. No, 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 muore di su. Mago. È un mago. Tu sei un mago. Ma chi è che toccava leggere? Ha letto lui. Per lui c'è. Ah, vai. Allora. Oh, mi prodigherei in un ricco pompino soltanto per... un minuscolo cavallo. Mi basta poco. E invece no, io per carne di cavallo. Posso essere... vabbè, e questa è cattiva. Vai, vai. Sono troppo cattivo. Mi prodigherei per un ricco pompino allo scopo di ottenere chilichetti. Porcellino. Madonna. Troppo catechismo tu, eh. Troppo abitudine. Altre tre. Allo scopo di ridicolizzarsi in pubblico. In un ricco pompino. Oh, sì. Contentissimo. Per delle mutande piene di sabbia della lettiera del gatto. Ma questa... potrebbe... dai, io me la tolgo davanti che non ce l'ho da inizio, non so come sarà per M2O. La radio. Oddio. Ti vendi per poco. Faus in mezzo alla strada. A tempo. Va bene, ok, dato che è iniziato ti faccio un regalo. Metto prima. A tempo. Votate. M2O. Per ridicolizzarsi in pubblico. Un minuscolo cavallo. Un minuscolo cavallo. No, ho capito, carne di cavallo. Io l'ho messo a carne di cavallo uguale apposta. Perché il minuscolo cavallo sì e la carne di cavallo no? Perché tu la carne di cavallo la mangi, non mangi il minuscolo cavallo. No, ma è un pony tra l'altro. Hai ragione, questo è un messaggio subliminale per dire cazzo, tipo... un minuscolo cavallo è un cavallo più piccolo. Costa. Cioè, fai ricco pompino, però ti aspetti poco. Perché la carne di cavallo, dai, vada di carne allora, di cavallo. Allora, aspetta, capitiamo i voti. M2O. Ridicolizzarsi in pubblico. La carne di cavallo. La carne di cavallo. No, il cavallo piccolo. Cavallo piccolo? Beh, no, tu non puoi. Ugo, decidi. Vabbè, vegetariano. Ugo, decidi. No, non puoi votare per il pubblico. Ugo, decidi. M2O. Quindi 2 M2O. 3 M2O. 3 M2O. Cioè, hai vinto con M2O tu poi. No, perché è stata la scenetta dopo, diciamo, che ha enfatizzato. Vabbè, vediamo questa. Nel tentativo di attrarre nuove persone, il Museo Nazionale di Storia Naturale inaugurerà una mostra interattiva su... un culo grasso in pantaloni da yoga. Ah, ma io non ti so fare. Una mostra su come simulare un orgasmo gridando come una capra affamata. Quella l'ho scritta io. Complimenti. Ma una mostra, allora, nel tentativo di attrarre nuove persone, il Museo Nazionale di Storia Naturale inaugurerà una mostra interattiva su 72 vergini. Oh, okay. Cattiva, vinto. Inaugurerà una mostra alternativa. Ci verreste voi a un museo di 72 vergini? Un culo sì. Grosso io. Su Harry Potter erotica. Tu Leviosa. Magari non sarà proprio decontestualizzata, ma se lo facessero veramente diventeresti più ricca della Rowling. Sì, può essere. Su Hermione hai voglia. Su un montaggio pallavolistico omoerotico. No!
prova il nuovo Philadelphia al gusto di Viagra. Dobbiamo finirla sta mano. Prova il Philadelphia al gusto di morire. È buono. Ma se ti capita un nome devi identificare pure la persona. Sì, sì, per quello è il senso. Simone dei fancazzisti anonimi. Buonissimo. È l'unico Simone che mi viene in mente. Prova il nuovo Philadelphia al gusto di acido acetil salicilico. Troppo legato. Sì. Prova il nuovo Philadelphia al gusto di Blue Screen of Dead. No, no grazie. No, grazie. Prova il nuovo sapore di Philadelphia al gusto di Ratimetta. Oh. È buono! Come sperimentazione. Viagra. 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 Grazie, ragazzi. Quando sarò il capo del governo, creerò il ministero del... Campione gratuito. Boh. Sì. Si può campare di campioni gratuiti. E voglio. Il governo della stupidità incomprensibile. Che già ma serve. Non serve, diciamo. Dei capelli alla moda. Quando sarò capo del governo, creerò il ministero degli asiatici e degli asiatici che non sono bravi in matematica. Per parlare sul ghiaccio con persone dello stesso sesso. Con questa farò contenti molti le nostre visualizzazioni. Quando sarò capo del governo. Quando sarò capo del governo, creerò il ministero degli anime hentai. Mio voto. Mio voto. Anime hentai. Perché dovresti veramente tu. Ah, sì. Oh, cazzo, entri, c'è il ministro che tettona. La ministra. Può proteggere in caso di problemi. Okay, so già che mi odieranno per questa cosa, però. Dopo 10 anni di fidanzamento, ti lascio con 2 semplici parole: sono gay. La tua reazione è, io ce l'ho già pronto, una lobotomia fatta con un punteruolo. La mia reazione è: mi unisco al party. Mi tolgo la maglietta. Sono gay. Non aspettavo altro. Sì, io non lo ripisco, ragazzi, cioè non so se in mano. Vai. La mia reazione è una polluzione notturna. What's polluzione? No. La mia reazione è una torsione del testicolo. Dopo 10 anni di fidanzamento, ti lascia con 2 semplici parole: sono gay. La tua reazione? Vai a vomitare a denti stretti per sentire il pezzetto. Dopo 10 anni di fidanzamento, vabbè, insomma, ti dice che è gay e ti lascia. La mia reazione è fantasia di un taglialegna. Perché tra poco non ho più fantasie. Beh, in realtà. Guarda, tra taglialegna e torsione del testicolo. La torsione del testicolo, ne sa. Che effettivamente. Torsione. Sono gay. Torsione del testicolo. Vomitare del testicolo. No, aspetta un secondo. Però se lui è gay. Cioè, aspetta, sono gay vuol dire che la persona è una femmina. Come cazzo fa? E ti stava ascoltando qualcosa. No, vabbè, hai vinto comunque, vabbè, tieni. Ha vinto, è gay, lesbica. Cioè, vabbè. Bug, bug. Cioè, eccomi. Allora, adesso deve inventarsi il vincitore un haiku. Un haiku. Cos'è un haiku? Sono 3 tessere, praticamente. Cioè, una poesietta di merda composta dalle 3 carte che ti sorprenderò. Da quelle 10 che avevi. Mettile sempre. Ti sorprenderò. Secondo me. Un super dotato che partecipa a Alice nel paese delle porno meraviglie tramite l'utilizzo di palline anali. Abbiamo il nostro vincitore. Gran classe. Si rivela un poeta in questo anno. Chiamatemi Giovanni Verga. Sto venendo per la classe. Bene ragazzi, questo era Cards Against Humanity. Ringraziamo i nostri amici per averci portato la versione tradotta ad occhio in italiano, che tra l'altro potete trovare anche in descrizione gratuitamente. Occhio, gratuitamente nel senso che ve la prendete e ve la stampate, non è che la ordinate e vi arrivano le carte. Funziona così nel caso, cioè evitiamo questi misunderstanding, diciamo così. Bene ragazzi, per l'episodio di oggi era tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao, ciao, grazie. Ciao.